Diana e Patrizia, adesso ci spiegherà un po', insomma, così possiamo vedere tutti insieme che cosa facevano loro, insomma, perché comunque uno legava l'altro. Allora, questa signora, che vediamo, è la signora che... Ma non posso andare? Sì. Sì. Intanto ci tenevo a dire che ad ora non ci sono le urlate di cima che è giunta. E questa è una di loro che sta usando una macchina a colonna che faceva un lavoro completamente diverso da questo. Piatti invece sono piani, si lavorano sul piatto. Questo è un particolare della rotella della macchina a colonna. La giuntura cosa faceva? Cioè partiva dove arrivava? La giuntura prendeva in mano il lavoro che erano i pezzi di tomaca. Ora questa è una tomaca, una strada da uomo, io ho sempre fatto quelli da donna, ma non c'è solo quello. C'erano vari pezzi, questo è uno che io ho già attaccato perché erano due, ed è la parte posteriore della scarpa, alla quale andava attaccato uno sperone. Quando si cominciava a fare l'ovatrice, la giuntura, si cominciava come apprendista e quindi le apprendiste incollavano e basta. La seconda fase imparavano a ripiegare, che era molto più complicato. Ora si sono inventati una specie di passamaniera da attaccare che è molto più precisa della ripiegatura, fa tutta un'altra impressione, ma non è un lavoro artigianale. Sì, devo dire, questo, ora da lontano non si vede, ma se lo guardi da vicino c'è un pezzetto che è imbottito. Vedi? Sì. Questo va incollato. Questo pezzo di pelle qua che è dietro e praticamente sostituisce la ripiegatura. Non vi so dire se sia più veloce, perché comunque anche questo incollato un fattore richiede il suo tempo. Però il progresso ci ha portato a questo. Per la ripiegatura. Per la ripiegatura, ma anche per battere le cuciture, perché altrimenti queste soltanto fanno male. Quindi prima si cuciva, poi si pregavano tutte con le forbici e poi si picchiavano tutte col mantello. Dopodiché no, scusa, no. Dopodiché andava attaccato lo sferone che copriva la cucitura. Ah, la cucitura, certo. Era soltanto una parte estetica e basta. Poi c'era la ripiegatura e poi arrivava la giuntura, perché poi qua doveva effettivamente cucire tutta la scala. Tanto per capirci, ecco, prima di iniziare a lavorare con la macchina c'era tutto questo lavoro a mano. Questo lo facevo con gli apprendisti. Gli apprendisti. Quindi immaginate che vicino a questa macchina già c'erano più persone che lavoravano. No, ognuno aveva la sua macchina e aveva il suo compito. Il suo compito, però c'era l'apprendista che faceva questo lavoro qui, lo passava poi alla giuntura che era quella che seduta alla macchina e iniziava a cucire. Allora. La giuntura di lì. La giuntura di lì. Per arrivare ad essere una giuntura, quindi ci volevano gli anni, perché c'erano comunque diverse macchine da fare per usare. No, è deciso. No. Sì, sì. Ora io posso farti vedere ad attaccare lo sperone, oppure questa è una scarpa da donna, è molto più semplice, no? Perché andava soltanto cucita sul dietro, aperta, battuta, e poi c'era la foda che andava attaccata tutto intorno. Sua mamma veniva a prendere il lavoro dove lavoravo io. Esatto. Ah, il primo
perché specialmente le apprendiste che dovevano poi rifilare tutte le tomaie avevano un caldo non indifferente, sentito meglio. Quindi il primo attrezzo che sapevano usare era l'uso, sempre con le forbici. La struttura adesso tu devi, stai facendo le due parti di più di mezzo di pelle. Sì, questa è la scarpa, la donna. Adesso io non ne ho, perché non è successo la mia. Si intende che
questo è un vitello stampato. Quindi la vorrà anche in questo bell'anno qua, questo bell'anno qua, ecco. E allora quante giunture c'erano i tuoi giorni tu? Allora, dove lavoravo io eravamo in 8 o 10. E poi c'erano tutte quelle serie che venivano a prendere il lavoro. Allora, io lavoravo una casa. Era un lavoro di personale. Sì, intanto da noi eravamo una cucina tra interni e gli esterni. Certo. Poi c'era la Lucilla Vecchi. Sì. C'era la Nella. C'erano... C'era mia zia Anna. C'era la zia Anna. C'erano le sorelle Bibi. Bibi. Ah sì, le Bibi facevano... Sì. Ed erano... Bibi. C'era la mamma della Giampiera. Deve essere qua anche la Giampiera Bernuzzi. La Giampiera? La mia vicina, l'altra è casa. L'Anna veniva a prendere lavoro da noi, sì. Quindi insomma, per riassumere, insomma, era una sua sorella. Un'attività che dava lavoro a tante famiglie. Sì, vivevano con questo lavoro qua, quindi, E oggi, purtroppo, probabilmente c'è stata una persona che era qui da noi, non c'è stato. Ecco, questo è... Facciamo un applauso alla Se qualcuno volesse provare, queste sono delle forme e il santo dei Ciabattini era San Crispino e San Cristiano. Noi abbiamo finito la carrellata dei mestieri, Corella di Rosa, quando faccio dei ringraziamenti, ecco, innanzitutto a tutti quanti voi che siete stati qua, ci avete ascoltato, avete visto questi lavori, ecco, e tutti quanti facciamo un pensiero, perché oggi ormai non esistono più. Poi devo ringraziare la Matilde Cuzzoni che si è preparata il manifesto, non la vedo in sala, non la vedo, ma tante grazie a Matilde Cuzzoni. Alla diretta che ci ha fatto anche lei i manifestini senza voler nulla, quindi grazie a tenere da parte della sua sezione. Alla prologo, nella figura di Stefano che l'ho visto prima, ecco, e tutta la sua squadra, grazie Stefano per il suo servizio, per essere stata giunta, grazie anche a lei. L'amministrazione comunale con il sindaco e gli assessori che ci ha dato la sala per fare questa serata, grazie a voi. Poi Francesco per quanto riguarda la parte tecnica, il suo papà che fa la sala e poi ancora il ringraziamento più importante, come ho detto prima, a tutti quanti voi. Grazie.